Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, per certi versi entrambi hanno ragione. Il paese... Scusi? Ecco. No, vado? Ho detto che i soldi ci sono, vado? Sono arrivati. Sono arrivati più dello scostamento di bilancio senza fare lo scostamento di bilancio. Ecco, questo voglio solo dire. Ti chiedo scusa, Alan. Va bene. Alan. Grazie. Allora, tornando al discorso. Entrambi hanno ragione, nel senso che il paese è messo male, non c'è dubbio. Siamo davanti a una recessione probabile questo inverno, sia in Germania sia in Italia, proprio a causa della situazione delle bollette. E volevo dire a chi, non so se sono ancora in collegamento, i signori imprenditori, familiari, vorrei dare un messaggio da economista a loro, e anche se posso decifrare due o tre cose e essere d'aiuto, sono contento. Numero uno, fortunatamente il governo Draghi oggi stesso dovrebbe approvare un pacchetto di 13 o 14 miliardi, e se ho capito bene questi sono soldi destinati proprio per aiutare le famiglie a affrontare le bollette e le piccole imprese a affrontare l'impossibilità, insostenibilità di continuare quando la bolletta va da 2.000 a 9.000. Impossibile fare business o fare negozio così. E quindi il governo Draghi oggi agisce, però un monito: il governo Draghi ha stanziato, come ha detto Calzola prima, 49 miliardi e poi a luglio 17 miliardi, quindi 63, e questo arriva a 77 miliardi, quindi uguale con la Germania. Quindi chi dice che l'Italia ha dato meno alla Germania sbaglia. Ma i tempi tecnici della pubblica amministrazione, dal momento in cui un consiglio dei ministri approva un decreto e i soldi arrivano nel vostro conto, non è 48 ore, è molto di più. E quindi la realtà è che con 9 giorni fra oggi e il voto del 25 settembre è fisiologicamente impossibile per il governo di Draghi di fare altro di questo ultimo 14 miliardi, che già è un aiuto. Detto questo, quello che voglio dire è che l'unica cosa che mi fa più pena, che mi dispiace di più del disagio di chi soffre di queste bollette, è la scena, lo spettacolo della politica, la classe politica che fa campagna elettorale sulle pelle degli italiani e che sfrutta questo tema e le paure giuste, ragionevoli di tutti noi per fare campagna elettorale. E io prometto un scostamento di bilancio di 30 miliardi, dice Salvini. No, non bisogna fare questo, Meloni dice, facciamo altro. La verità, la realtà, qui su pianeta Terra, Mirta, tu lo sai bene, è che l'arte di governare è complesso e quindi qualunque governo sia al potere deve da un lato... Quindi... garantire che i ristori arrivano ai famigli e imprese, farti rispondere ma allo ai stesso nostri... tempo, fammi finire il concetto, da un lato devono garantire i ristori, dall'altro devono portare avanti le trattative europee per la extra tassazione, per questi 140 miliardi. Allora, mi pare di capire che la cosa che vuol dire anche... Alan a voi, signori di Bari, a Mimmo, a Tamara, a tutti gli altri, è che non bisogna sperare in bacchette magiche, che chi in campagna elettorale promette questo e quell'altro, esatto, purtroppo vi prende in giro, perché la situazione è molto difficile anche da risolvere e non ci sono tempi brevi. Dopodiché io continuo a pensare che però c'è un tema, Alan, che appunto tu da economista capisci molto bene, che tutta quella desertificazione di negozi che chiudono, di ristoranti che chiudono, di piccole imprese che chiudono, se non si ferma oggi, dopo costerà lo Stato italiano infinitamente di più. E questa è una cosa su cui bisogna riflettere, perché se noi non riusciamo a salvarli oggi, anche in termini complessivi, questo sarà un bagno di sangue non solo per purtroppo, loro. Purtroppo, Mirta, vogliamo dire la realtà. Io però ma vorrei dico, dei dati, dottoressa Merlino, vorrei la dei dati. La recessione arriva per il fatto, scusami, finisco, la recessione vuol dire crescita negativa, contrazione, che purtroppo vuol dire che alcuni negozi, ristoranti e aziende chiuderanno come nei tempi di Covid, allora, e non riapriranno. Allora, scusate, mi deve rispondere Mimmo.